Sono Paola Sirena, fisioterapista presso Unix Medica di Piove di Sacco. Vi presento ora una sequenza di esercizi per la riabilitazione della spalla, da esercizi più semplici, talvolta praticabili anche senza attrezzi, ad esercizi più complessi che utilizzeranno i nostri macchinari. Per il recupero di una disfunzione di spalla, la prima cosa da riguadagnare è sempre la mobilità più completa possibile dell'articolazione. Quindi semplici esercizi da distesa, che comunque è una posizione facilitante, in assistenza dell'altro braccio o di un bastone, favorisce la ripresa di questo regime di movimento fisiologico. Da seduto possiamo vedere i movimenti di scapola. La scapola che si alza, si abbassa, ruota in avanti e ruota indietro. Più una scapola è in grado di svolgere questi movimenti base, più sarà stabile la spalla e più facile il recupero. Per capire il movimento di scapola vengono utilizzati dei piccoli attrezzi, come per esempio una palla morbida che viene compressa a livello delle ginocchia per favorire quindi il raddrizzamento di colonne e l'attivazione delle scapole e gli spostamenti laterali che favoriscono l'allontanamento del braccio dal busto e l'attivazione della scapola. Un elastico morbido è un altro strumento di facile reperibilità per svolgere una serie di movimenti in elevazione, in rotazione, in estensione della spalla, in cui la scapola è necessariamente tenuta stabilizzata. Prima di iniziare un esercizio è importante curare la postura. Schiena eretta, gambe a 90 gradi, solo allora la rotazione esterna della spalla può essere pura. L'elastico in questo momento favorisce la rotazione esterna e invece fa lavorare i rotatori interni. In base all'allineamento che noi proponiamo al paziente, possiamo appunto favorire il rinforzo di uno o dell'altro gruppo muscolare. Con l'assistenza del cavo, che è un elastico posizionato in alto, viene favorito il movimento ad ampio raggio in flessione, abduzione e con varie diagonali. La posizione a terra va curata nei suoi allineamenti. Nella posizione prona su palla sfruttiamo tutto il piano estensorio, tanto della scapola, della spalla e della colonna. Si possono fare delle flessioni di minore o maggiore entità in base alla forza e alla tappa di recupero della persona, nonché dei movimenti in schema crociato con l'estensione di gamba e braccio del lato opposto.